Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, dall'orto dei frati minori cappuccini di San Giovanni Rotondo, per leggervi un passaggio di una lettera che il giovane Pio da Pietrelcina scrive, il giovane frate Pio da Pietrelcina, non tanto più giovane, intorno ai 34 anni, nel 1921, il 16 ottobre, scrive a un suo carissimo amico di Pietrelcina, Don Giuseppe Orlando. Don Giuseppe Orlando, che era circa 10 anni più grande, era nato nel 1887, ci sono circa una ventina di lettere scritte, almeno quelle ritrovate, dal 21 al 23, dove sono lettere veramente piene di umanità. Epistolario numero 4, ecco, vi invito anche a leggerlo. Qualche volta può sorprendere anche il realismo di frasi rivelatrici di una grande fraterna amicizia tra Padre Pio e Don Giuseppe Orlando. Infatti lui scrive: Gesù e Maria ti guardino sempre con occhio benevolo, ti diano la grazia di essere sempre degno ministro del Signore. E poi scrive Padre Pio: non credere, caro fratello, che mi sia dimenticato di te. Ti ho tenuto e ti tengo sempre stampato nel cuore. E sempre fo presente a Gesù le tue necessità spirituali. E poi dice qualcosa che ci fa riflettere su quello che accadrà nei prossimi anni. Quando verrai, e spero che sia presto, ti farò fare un altro sacrificio che tu stesso farai con piacere. Il sacrificio che ti farò fare è per il bene dell'umanità sofferente. Che cosa stava accadendo? Ce lo racconta padre Alessandro da Ripa Bottoni con il Cireneo per tutti. Si tratta della grande mano che deve dare Don Giuseppe Orlando a Padre Pio per la costruzione di un ospedale, ecco, per una grande opera di carità. Ma parliamo non di Casa Sollievo della Sofferenza, parliamo dell'ospedaletto di San Francesco. Nel 1922, ai principi di aprile, il presidente della locale congrega di carità presentava ai suoi concittadini questo progetto, che venne sposato dai frati, dal convento, dallo stesso Padre Pio. Padre Ignazio d'Aielsi si mise a disposizione per rendere questo progetto immediatamente qualcosa di reale. E allora l'ospedale sorse in un'ala dell'ex convento delle Clarisse, in fondo a via Pirgiano, scrive padre Alessandro, in locali angusti, adattati dalla stessa congrega, arredato, attrezzato con le offerte dei fedeli. Ad esempio, Maria Lucia Principe donò l'intero armadio di ferri chirurgici. La signorina Leonilde Plantanida di Gallarate offrì la biancheria, la marchesa Benzoni offrì per l'ospedale un anello di smeraldi e perline che poi valutato in quei tempi, venduti in Svizzera, circa 300.000 lire. Una somma, scrivono, che servì per comprare letti, materassi e coperte estive e invernali. Tutta la biancheria poi fu cucita, preparata dalle giovani che frequentavano il laboratorio francescano e che di tanto in tanto Padre Pio andava anche a visitare. Due corsie, una per gli uomini, una per le donne, con 7 letti ciascuna di 2 camere riservate. Ferri chirurgici, autoclave, bagni completavano poi questa bellissima attrezzatura per il piccolo ospedale che soddisfaceva in modo egregio le esigenze più urgenti. Finalmente l'ospedale venne inaugurato nel gennaio del 25, però purtroppo un terremoto andò a distruggere le speranze, questo nel 1938, andò a distruggere le speranze dei sangiovannesi e di coloro che avevano investito risorse e soprattutto anche la loro buona volontà. Ma poi accadde qualcosa di straordinario, che sarà sempre Don Giuseppe Orlando a dare una grande mano a Padre Pio per la costruzione della Casa Sollievo della Sofferenza.